Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con A Colazione, il format itinerante di Super J. Questo venerdì 10 di febbraio ci troviamo a Giulianova in compagnia di Nico Carusi, che è consigliere comunale a Tortoreto e vice coordinatore provinciale della Lega. Ben ritrovato. Buongiorno Zarroli, grazie dell'invito e voglio augurare un buon inizio di giornata a chi ci segue. Ci sono tanti temi sul tavolo, io partirei da quelli di natura politica. Ieri c'è stato il primo consiglio provinciale con un nuovo presidente, Camillo D'Angelo con l'assegnazione delle deleghe. Bisogna dire che dall'elezione di D'Angelo un po' già quello è stato un aspetto sorprendente, perché ci sono creati insomma degli assi anche particolari, forse imprevisti alla vigilia, no? Certo, innanzitutto mi consenta di fare un in bocca al lupo al presidente neoeletto della provincia d'Angelo, un saluto anche ai suoi competitor, al mio sindaco Domenico Piccioni e al sindaco di Martinsicuro Vagnoni, che rispettivamente amministrano con grande dignità e coraggio rispettivamente i propri comuni. Onestamente non so se questa nomina del nostro coordinatore sia la vittoria di Pirro del singolo o di parte del partito. Io sono, come lei ha detto, vice coordinatore al momento della Lega a Teramo, nella provincia, e quando domenica sono andato a votare la linea del partito, la direttiva era tutt'altra. Ho anche letto sulla stampa dichiarazioni al vetriolo di rappresentanti esponenti del centrodestra della coalizione che minano ulteriormente la tenuta della coalizione. E mi chiedo se il tentativo del centrodestra è quello di rianimare un centrosinistra moribondo o se è il caso di aprire un tavolo politico dove ci si scontri, ci si confronti, ma su quei tavoli si esca con un'unica linea, quella di tornare a governare il territorio, che è fondamentale. Io voglio ricordare, se mi permette, che 4 anni fa, quando si vinse le regionali, la Lega è stato il primo partito di coalizione, raggiungendo un consenso straordinario. In alcuni comuni ricordo che si è raggiunto anche il 50% di consensi, e tuttavia la Lega ha ceduto posti apicali in regione, due su tutti, il presidente della regione Marsiglio e il presidente del consiglio regionale Sospiri. Quindi a chi ha la memoria corta bisogna ricordare che nel tentativo di governare questo paese si devono fare alle volte dei sacrifici, dei passi indietro, ma la tenuta del centrodestra è fondamentale. Certo è che sotto questo punto di vista, anche con l'assegnazione delle deleghe, c'è stata si è aperto un nuovo corso, una serie di accordi che erano che i partiti avevano preso alla vigilia delle elezioni hanno dimostrato innanzitutto un aspetto che probabilmente i partiti o tanti di loro non riescono probabilmente più ad avere questa funzione catalizzante e aggregativa, e dall'altra, insomma, vi facevo riferimento, dietro alla vittoria di D'Angelo ci sono tanti tasselli importanti e la vicepresidenza Ivan Costantini, che la rivendicava anche in precedenza, insomma poi si è concretizzata. Ivan Costantini non ha fatto ovviamente mistero di quella che sia stata poi della sua posizione espressa durante le elezioni provinciali di secondo livello. Ho anche letto sulla stampa, sempre per voce del nostro coordinatore provinciale, che a Teramo si appoggerà il terzo polo. Beh, io in questa direttiva, in questa indicazione non mi riconosco. Se questa è la linea del partito, faremo le dovute riflessioni anche in seno al gruppo Lega Tortoreto, che non ha mai messo in ridicolo la Lega, anzi è stata per la Lega motivo di vanto, perché va ricordato che grazie al sacrificio di persone che appunto mettono da parte spesso i propri affetti per sposare una causa senza percepire un euro di stipendio, con i vari banchetti, con i referendum, con una campagna di sensibilizzazione nei confronti della politica, onestamente è difficile per me capire se qualcuno che usa forse il partito per meri propri scopi personali, perché se la politica non riesce a isolare, a bandire personaggi spesso avidi che si avvicinano alla politica con chiaro intento appunto di ottenere incarichi, ruoli prestigiosi a discapito del bene comune, non possiamo poi lamentarci che ci sia da parte del cittadino una disaffezione nei confronti della politica. Oggi con l'avvento dei social media, Zarroli, la politica è cambiata, tutti si documentano, non c'è più impreparazione e queste cose fanno male alla politica. Cioè non possiamo pretendere che la politica riacquisti credibilità
se poi non premia la meritocrazia. Io ritengo che la Lega sia un partito meritocratico e deve tornare a premiare la meritocrazia. Mi auguro che a Teramo, soprattutto a Teramo, che sarà un momento che lascia intendere se la Lega deve fare dei passi diversi o deve continuare su questa linea, quindi mi auguro che a Teramo chi ha dei ruoli di partito, degli incarichi, ci metta la faccia questa volta e si candidi. Certo, sotto questo punto di vista ovviamente il passaggio legato alle elezioni del Presidente della Provincia e poi una fase interlocutoria, si parlava dell'appuntamento dell'amministrativa e per quanto riguarda il nostro territorio, soprattutto Teramo e anche Silvi, altro comune al doppio turno, ma poi c'è anche il discorso legato alle regionali del prossimo anno, c'è tutta una serie di assetti e di strategie sono già in essere. È fondamentale, ripeto, che si faccia chiarezza. La gente vuole essere amministrata. Perché Tortoreto ha successo? Perché Tortoreto nelle varie amministrative, che siano politiche oppure europee, comunali o regionali, ha consolidato il proprio bacino di consensi? Noi non abbiamo mai smarrito da che parte stare. Il nostro obiettivo, che è quello che ci siamo prefissi, è stato sempre quello di vivere la politica sul territorio, a stretto contatto con i cittadini, portare nelle stanze della politica le problematiche dei cittadini. Si è perso il senso della politica. La politica è una missione. Ecco, noi la vediamo così e non c'è poi da sbalordirsi se la Lega esiste a Tortoreto, ripeto, da quando il sottoscritto è in Consiglio Comunale, eravamo partiti con un consigliere, oggi siamo due consiglieri eletti che per tutte le vicende, le dinamiche che hanno caratterizzato l'elezione di qualche mese fa a Tortoreto è qualcosa di incredibile, è miracoloso, però il partito deve iniziare a premiare chi veramente sacrifica, ripeto, i propri affetti per una causa comune. Sotto questo punto di vista mi sposterei anche su quelle che sono le questioni legate a Tortoreto, poi torneremo a parlare anche di assetti all'interno del partito, all'interno della Lega. Si parlava di quella che è stata l'ultima tornata elettorale, laddove c'era stata una fase nella quale c'era la possibilità di fare un centrodestra tra virgolette unito, poi con l'amministrazione uscente non c'è stata questa sintonia e si è andati con due liste diverse. Qualcuno ha anche detto che il fatto che comunque non ci sia stata questa sintonia con Piccioni alle provinciali è anche frutto di quella rottura lì. Guardi, io ripeto, il centrodestra deve andare unito perché è provato che dove si disunisce perde. Quello che è accaduto alle comunali di Tortoreto è stato già archiviato da parte nostra, fin da subito, oltre che fare i complimenti al sindaco Piccioni, noi ci siamo messi dalla parte del sindaco Piccioni, ripeto, viviamo in un contesto storico drammatico, quindi la politica si deve prefiggere come obiettivo quello di risolvere le problematiche, tante che ci sono sul territorio, e noi con Domenico Piccioni abbiamo un ottimo rapporto politico e personale, e le svelo anche un segreto che in pochi sanno. Quando stava per terminare il proprio mandato all'amministrazione Monti, io e Mauro Postumo andammo proprio da Piccioni a chiedergli se c'erano le basi per poter creare un'alleanza e costruire una lista che da lì ai prossimi anni amministrasse Tortoreto. Perché? Perché noi abbiamo una stima politica nei confronti del nostro sindaco. Non a caso avevamo paventato la possibilità di appoggiarlo nell'ultima tornata elettorale. Sapevamo addirittura che all'interno ci fossero anche delle frizioni e quindi noi ci siamo messi a disposizione. Terminata la campagna elettorale, che è stata molto blanda, molto sobria e corretta, noi ci siamo messi a disposizione e siamo in opposizione a consigliare, a dare consigli, a cercare di mettere in risalto o mettere la nostra lente di ingrandimento su una serie di problematiche che probabilmente l'amministrazione non vede, quindi il lavoro, il buon compito di un'amministrazione di opposizione, di un gruppo di minoranza è quello di essere presenti sul territorio e dare supporto alla maggioranza. Per noi è finita lì, non c'è rancore da parte nostra, probabilmente, ripeto, c'è stato il desiderio da parte di qualcuno di fare un passo in avanti, si denotano alcuni atteggiamenti che denotano appunto scarsa lucidità, mi auguro che si faccia chiarezza al più presto e si torni veramente insieme a governare il nostro territorio. Tornando al discorso delle provinciali, negli ultimi giorni sono poi emerse anche alcune indiscrezioni di stampa sul fatto che qualcuno ha ipotizzato che per quanto riguarda la corsa alla presidenza della provincia a Piccioni siano mancati alcuni voti, paradossalmente anche alla stessa maggioranza. Ovviamente sono delle indiscrezioni, sul punto di vista qual è su questo aspetto? Ma noi non possiamo andare a fare le pulci in casa d'altri, però ci siamo fatti un'idea. Nel nostro comune
si ventilava questa possibilità, in virtù del fatto, e mi riaggancio a quello che ho detto prima, che c'erano già state delle frizioni, ma poi ci sorprese che tutti compatti riappoggiarono la candidatura dell'attuale sindaco. Durante la campagna elettorale ci sono stati anche degli scontri interni, qualcuno ha pensato male di fare una campagna pro se stesso infangando l'operato di qualche compagno di partito, e se poi qualche consigliere apertamente ha dichiarato che non avrebbe appoggiato il proprio candidato sindaco, ritorno al discorso di prima, questo succede solo in virtù di una cosa, che qualcuno antepone interessi personali a discapito del bene comune, non ci piove, la situazione per quello che riguarda me è così. Poi credo che ci sarà una tenuta comunque, perché Piccioni è un politico navigato, saprà come gestire questa situazione, però sta di fatto che si è votato a Tortoreto meno di un anno fa e poi c'è stato questo atteggiamento vendicativo, vogliamo dire, ci sono dei rancori, sicuramente c'è una strategia facilmente individuabile dietro a queste scelte e da qui a qualche settimana vedremo se quello che pensiamo sia vero. Poi bisognerà verificarlo alla prova dei fatti, no? Eventualmente questo tipo di discorso, fermo restando insomma di quello che è stato il riscontro elettorale schiacciante, evidente la vittoria di Piccioni, netta ovviamente, però insomma, come dire, qualcosina sotto la cenere potrebbe provare. Sì. Io sono convinto di sì, ripeto, c'è sempre una strategia dietro ad amministratori, alcuni dei quali hanno veramente dato poco alla collettività e hanno ottenuto veramente tanto. Sicuramente c'è una strategia e avremo modo di appurarla. E stamattina, insomma, nelle sue riflessioni traspare anche molto, come dire, un po' di malessere, anche alcune critiche su quella che è la gestione del partito Lega, no? Non potrebbe essere diversamente, ma critiche costruttive spero, non con vena polemica, perché io sono un uomo di partito. Io ho sposato la causa Lega, Matteo Salvini Premier, per me la Lega è quella. Se poi ovviamente con il ruolo che ho, con i risultati che abbiamo ottenuto, e voglio ricordare i sacrifici del mio gruppo, che con grande senso di appartenenza, di dignità, di abnegazione, si è spesa per la causa, io pretendo, devo tutelare il mio gruppo politico e pretendo che il mio gruppo politico a Tortoreto vengano riconosciuti dei meriti, meriti che poi ovviamente devono arrivare in alto nella dirigenza e che la dirigenza deve tutelare. Per me la politica è questa, io non sono mai sceso in politica per avere e ottenere incarichi, me ne ha dato uno alla Lega che mi è durato 5 giorni, sono stato il commissario più veloce d'Italia, ma in quei 5 giorni, poi in virtù del fatto che c'è stato un ricorso al TAR, ma in quei 5 giorni il sottoscritto, dalle parole ai fatti, perché non deve essere uno slogan elettorale, ma è quello che deve fare un politico, noi abbiamo bloccato la realizzazione del terzo invaso e mi consenta che in quei 4 giorni io ad Atri, perché stiamo parlando del consorzio Piombafino, io ad Atri ho fatto un giro, mi sono confrontato con i cittadini, perché un amministratore deve fare questo, e la percentuale di mortalità per tumori lì è molto elevata. Quindi fa bene la magistratura a mettere la sua lente di ingrandimento e appurare cosa non è andato bene in maniera tale che non si verifichi più questo. Occupiamoci anche di alcune questioni squisitamente amministrative per quanto riguarda Tortoreto. Insomma, il giudizio qual è fino a questo momento dall'opposizione del mandato bis di Piccioni? Insomma, la città ha dato una continuità chiara a questo tipo di progetto, anche in considerazione del fatto che sono stati rieletti 11 su 12 rispetto a quella che è l'esperienza precedente. Il dato allarmante, Zarroli, secondo me, è che il 49% degli aventi diritto al voto non sono andati alle urne. Si prevede, questo fine settimana si voterà nel Lazio ed in Lombardia, che l'affluenza sarà intorno, oscillerà tra il 51-54%. Questa è la sconfitta della politica. Io ritengo che Piccioni, ripeto, come amministratore navigato, stia amministrando, nonostante abbia una coperta molto corta, in un momento di grande difficoltà, dove bisogna sempre fare riferimento ai fondi del PNRR, al governo centrale, stia amministrando in maniera dignitosa. Abbiamo risolto il problema di dissesto idrogeologico con l'ultimo intervento che verrà fatto sul Fosso Vascello, le strade sono quasi tutte percorribili, c'è da intervenire sul decoro urbano, ci sono alcune zone, me ne viene una su tutte, Contrada Muracche, dove si deve intervenire perché veramente il verde pubblico è un po' lasciato all'abbandono. Ecco, noi con degli interventi cerchiamo di far intervenire l'amministratore lì dove magari non ha una visione più ampia, perché amministrare un paese, un territorio come il nostro è difficile, però il nostro giudizio
giudizio è più che positivo, c'è dialogo tra di noi e c'è anche un riscontro oggettivo, che quando noi comunque ci confrontiamo con il sindaco o con qualche amministratore c'è sempre una risposta immediata, quindi non posso che essere positivo come giudizio. Sul tavolo resta uno degli aspetti importanti, che è quello del polo scolastico. Il vostro punto di vista qual è? Noi abbiamo dato in consiglio comunale nella penultima legislatura un parere favorevole al progetto, perché si è coinvolto un po' tutto l'asse che riguarda la struttura scolastica, i professori, gli alunni, e per noi non è importante rivendicare chi realizza il polo scolastico, ma si deve realizzare un polo scolastico. Non è importante il posto, ma Tortoreto, un paese, un comune come Tortoreto, che conta circa 13.000 abitanti d'inverno, ha necessità di avere una struttura scolastica innovativa che possa permettere anche un turismo estivo, no? Con un confronto e quindi con un'aula polivalente, con tutto quello che riguarda. E poi, mi perdoni, i nostri figli devono avere una struttura adeguata, perché devono essere immessi poi nel successivo step scolastico con delle basi importanti. Un conto è svolgere le lezioni in una struttura obsoleta, fatiscente, un conto farlo in una struttura innovativa. Ci sono anche varie opzioni su quella che potrebbe essere la collocazione, no? Nel senso che il piano regolatore prevede un certo tipo di collocazione, però nel percorso avviato poi di collaborazione con l'Università di Bolzano è tornata in ballo quella che era l'idea originaria. Sì. No? Ma io nell'idea originale non ho nulla da dire in senso negativo. Lì l'idea è quella di coinvolgere il settore, il polo scolastico con un polo sportivo, sì, e fare tutta un'area bellissima per gli alunni. Vuole mettere un alunno che studia in un centro, che di centro di fatto in virtù delle scelte politiche prese è morto, Tortoreto, non esiste più un centro, oppure mettere un alunno a studiare dove c'è il mare, dove ci sono le strutture sportive, dove c'è il verde pubblico. Io sono assolutamente favorevole a questa ubicazione. Altro aspetto, quello della sede municipale, altro elemento, no? Il fatto comunque di pensare di avere anche una sede municipale unica, perché insomma nel corso degli anni, ovviamente non è una questione recente, ci sono tante sì, zone, no? Comune dislocato, anche perché onestamente sì, al pari di quello che succede in altre realtà c'è una parte storica, o meglio, il centro storico, c'è il Lido, la popolazione soprattutto al Lido, insomma anche questo è un elemento di cui si parla da tanti anni. Sì, la politica ha mancato qui, ha peccato di lungimiranza. Noi abbiamo più sedi comunali, quando un cittadino deve rivolgersi in un ufficio deve chiedere dove andare, perché abbiamo 4 sedi comunali, e quindi onestamente mi sembra un po' esagerato. Ecco, la realizzazione è legata di un ente unico, è legata alla realizzazione del polo, e io credo che il centro di Tortoreto sia l'ubicazione giusta per il comune, dove racchiude tutti i servizi, ma senza trascurare il paese, e quindi realizzare a Tortoreto Alto strutture ricettive importanti che facciano affluire non solo d'estate un turismo e comunque i cittadini, perché Tortoreto Alto con Tortoreto Lido, se riuscissero a lavorare in sinergia, sarebbero veramente come potenzialità l'eccellenza della costa adriatica. Certo, certo, questo è un elemento importante, e soprattutto alcune situazioni emerse all'interno poi di quello che è stato il percorso di natura amministrativa e elettorale. Ma insomma da qui in avanti come il vostro gruppo come si comporterà, insomma, in base a quello che sarà l'atteggiamento dell'amministrazione? Di supporto. Noi abbiamo dei grandi temi, come abbiamo accennato, abbiamo anticipato il polo scolastico, sede comunale e strutture sportive. Abbiamo anche questa pecca, questa lacuna enorme delle strutture sportive che non sono ancora idonee, ad eccezione del palazzetto dello sport, che grazie all'intervento di imprenditori giovani che hanno una visione più ampia dello sport, investendo con propri sacrifici, stanno facendo riemergere parte dello sport, ma mi viene in mente il calcio, per dirne una, insomma, che è costretto ancora a dislocarsi ed andare a svolgere i propri allenamenti e le proprie attività agonistiche altrove. Qui purtroppo in passato le società sportive hanno fallito, è mancato monitoraggio da parte degli amministratori,
che dire, bisogna rimboccarsi le maniche e coinvolgere soprattutto però con queste operazioni, con queste attività, i giovani, il sociale, bisogna essere sul territorio. Io non smetterò mai di dirlo, per fare una buona politica, per cercare di riavvicinare la gente, il cittadino alla politica, bisogna passare dalle parole ai fatti e bisogna lavorare sul territorio. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata parlando di politica a livello provinciale, parlando anche di Lega, Lega che in questo momento è al governo della regione, insomma si tornerà a votare tra un anno, e anche al governo nazionale. Che tipo di riflessione, di valutazione possiamo fare? Siamo in un momento di grande difficoltà a livello provinciale e regionale per quanto riguarda il mio partito, il partito che rappresento. A livello nazionale, dopo momenti di impasse, siamo riusciti ad avere incarichi importanti. Abbiamo amministratori con cui noi abbiamo rapporti diretti, ministri e sottosegretari, che comunque hanno dimostrato di tenere a cuore anche le sorti di Tortoreto. In campagna elettorale sono venuti a trovarci, posso citarne la Bagnai, a Luigi Deramo, insomma a Crippa, che comunque è il vice segretario nazionale della Lega, e quindi abbiamo questi contatti e sappiamo che si stanno muovendo nella giusta direzione. Io mi auguro e auspico che anche a livello provinciale, a livello regionale, si riesca a fare chiarezza e, ripeto, si torni a dare premio al merito. Io ho sposato la Lega perché per me il partito è un partito verticistico, bisogna partire dalle basi e noi siamo partiti dalle basi più profonde e abbiamo dimostrato di tenere a cuore e di avere anche una sorta di credibilità. Non è un caso che Tortoreto negli ultimi anni è stato in Abruzzo il comune con più tessere di partito, quindi ora è arrivato il momento che io tuteli il mio gruppo e che qualcuno dall'alto inizi a tutelare me e il mio gruppo stesso. Quindi la riflessione che faccio, bisogna andare avanti in questa direzione, ma bisogna ascoltare soprattutto, diciamo, i livelli un po' più bassi di quel territorio e da lì poi i vertici devono ascoltare i propri referenti. Se c'è qualcosa che non va, alle volte bisogna avere il coraggio, perché il cittadino premia il coraggio, di fare dei passi indietro e di prendere anche delle dure e crude decisioni. Ovviamente si parlava, e il riferimento era innegabile all'esito dell'elezione provinciale, necessità di marciare uniti, andare uniti. Questa situazione qua consente di riannodare un nodo? Ricordiamo, insomma, che ci sono stati anche degli aspetti particolari all'inizio, aver comunque candidato due sindaci alla presidenza della provincia, della stessa area politica, dello stesso territorio, una sostanza, uno dei matti insicuro, non è Tortoreto, quindi già probabilmente un errore di fondo è nato probabilmente lì. Certo, è stato un errore, ma questo perché? Perché c'è da parte di qualcuno di fare degli scatti in avanti nel tentativo poi di far valere, no, il proprio nome, la propria persona. Invece no, l'errore è stato fatto all'inizio. Se c'erano due candidati, bisognava secondo me aprire un tavolo politico regionale, a questo punto provinciale e regionale, qualora nel tavolo politico provinciale non si fosse arrivata a una soluzione, e i partiti, la coalizione centrodestra avrebbe dovuto decidere. È stato imbarazzante, perché comunque non dimentichiamolo, tutte le coalizioni presenti alla tornata elettorale in provincia hanno fatto strani accordi, no? Quindi è stata, e questa è una pagina della politica provinciale che va subito dimenticata e archiviata, e mi auguro il prima possibile, si parla da qui a un anno e mezzo, che il voto torni in mano ai cittadini, perché è il più grande esempio di democrazia, è proprio quello, dare voce e parola ai cittadini. Esatto, e quindi insomma ritrovare l'unità all'interno, sì, del centro-destra. Secondo me è possibile. Certo, io mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio, ci vuole onestà intellettuale, ci vuole trasparenza, lealtà, riunirsi in un tavolo, scontrarsi, politicamente parlando prendersi a schiaffi, ma da lì ripartire uniti insieme, veramente nel tentativo di amministrare questa bella provincia. Noi abbiamo una provincia bellissima, i cittadini della provincia che risiedono nella nostra provincia non meritano quello che è accaduto. Per me uno scempio politico. Insomma, meno personalismo, mi sembra. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie a Nico. Grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito. La colazione finisce qui. Io ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata.